terza giornata di Smart Beanie Expo, siamo nel stand di Cellnex Italia. Cellnex, operatore brand leader in Europa per le telecomunicazioni wireless con 130.000 siti. Abbiamo il piacere di parlare di tre giorni di Smart Beanie Expo con Gianluca Landolina, che è di Cellnex Italia e Managing Director. Dottor Landolina, che consuntivo possiamo trarre da queste tre giornate di Smart Beanie Expo? Direi ottimo. Cellnex ha fortissimamente voluto essere presente qui in Smart Building Expo. Noi siamo il principale operatore di infrastrutture e telecomunicazioni indipendente in Italia, facciamo parte di un gruppo multinazionale che è presente in 12 paesi in Europa e il nostro obiettivo è stato e continuerà ad essere quello di digitalizzare il paese, dare un contributo alla digitalizzazione del paese in punta di piedi, utilizzando apparati a minimo impatto elettromagnetico, minimo impatto visivo. Un esempio sono gli abilitatori che permettono a tutti gli utenti della metropolitana di Milano di parlare al cellulare, ma la stessa cosa avviene nello stadio San Siro, Juventus Stadium, stadio olimpico, metropolitana di Brescia, di Genova, i principali ospedali italiani, per capire quanto poco invasive, minimamente invasive siano i nostri apparati. Ecco, e infatti non smetto mai di ringraziare Cellnex ogni volta che negli ultimi anni vado in metropolitana Milano. E quali sono i prodotti principali che avete potuto sfoggiare in questa edizione di Smart Beanie Expo? Noi abbiamo un concetto altrove, all'estero, le smart city partono a livello centrale per poi sfruttare e sviluppare il concetto di smart a livello locale. Noi in Italia abbiamo pensato fosse meglio partire dal contrario. Noi stiamo provando a digitalizzare le foglie dell'albero senza partire dall'albero. I principali grattacieli di Milano, per esempio, sono coperti da noi. La nostra infrastruttura permette la base per la digitalizzazione del futuro. Lì si può costruire tutto, si può costruire l'edificio smart, si può costruire la città smart. Stiamo anche abilitando intere cittadine molto caratteristiche. La città medievale di Erice, per esempio in Sicilia, protetta UNESCO, e in questa città la connessione cellulare è Cellnex, così come il quartiere barocco di Ortigia a Siracusa o la città di Ciampino, il centro di Milano è Cellnex, è coperta un'infrastruttura da Cellnex. Da lì il limite è la fantasia. Il avere un sistema di sicurezza smart, avere un sistema di tracking smart. Si è tanto parlato, no, del non perdere i bambini al centro commerciale. Noi peraltro copriamo tutti i principali centri commerciali italiani, dal più grande, il centro di Arese, all'ultimo aperto lo scorso anno, il Massimo a Roma. Non perdere gli animali domestici, se ne è tanto parlato, noi lo facciamo, ma non lo facciamo perché ci siamo inventati adesso. La Smart City di Barcellona, che è la principale città di riferimento in Europa per il concetto smart, è stata progettata e disegnata grazie al contributo di Cellnex, come la Smart City di Siviglia o altre. Grazie dottor Landolina, e grazie per il contributo di Cellnex alla bellezza del bel paese. Grazie a voi per ospitarci.